In questo video parleremo in particolare di elettrosalatura per la rimozione dei tatuaggi. Per elettrosalatura intendiamo il processo osmotico che si fa applicando il sale o una pasta di sale sterile con soluzione fisiologica dopo di aver trattato la parte del tatuaggio con arco elettrico. Il livello di intensità del trattamento di rimozione tatuaggi con arco elettrico dipende da come viene utilizzato l'arco elettrico. Per esempio, con il livello A non facciamo altro che un peeling superficiale dell'epidermide e lasciamo che la parte si rigeneri da sola. Con il livello B non solo facciamo il peeling, ma andiamo a rompere direttamente i pigmenti del tatuaggio dentro il derma. Però con l'osmosi aggiungiamo una marcia ulteriore perché dopo aver utilizzato l'arco elettrico applichiamo il sale che fa sì che i pigmenti rotti salgano alla superficie e poi questi pigmenti rotti si andranno a depositare nella crosta che si viene a formare 4 o 5 giorni dopo il trattamento. Il livello di intensità osmotico si può variare semplicemente variando il tempo di applicazione del sale sterile o di applicazione dell'impasto di sale sterile con soluzione fisiologica. Quindi, per esempio, se applichiamo il sale durante una ora, abbiamo un effetto osmotico molto più forte di averlo applicato semplicemente per 10 minuti. Ora vi facciamo vedere come viene utilizzato questo impasto di sale sterile e soluzione fisiologica per la rimozione di un trucco permanente. Come abbiamo visto, applicare l'osmosi per la rimozione di trucco permanente con l'impasto fatto da sale sterile e soluzione fisiologica è molto semplice. E per fermare l'effetto osmotico bisogna semplicemente lavare la parte e disinfettarla. Ora vi facciamo vedere un altro esempio di come si utilizza il processo osmotico applicando semplicemente sale sterile su un tatuaggio trattato con arco elettrico. Thank you.
Come abbiamo visto, applicare il processo osmotico è molto semplice. E per fermarlo bisogna semplicemente lavare la parte e disinfettarla. Bisogna evitare di sfregare la parte con il sale o la pasta fatta da sale sterile e soluzione fisiologica ed evitare assolutamente qualunque tipo di infezione fino a che la crosta si sia formata 4 o 5 giorni dopo il trattamento. È molto importante sia quando utilizzate l'arco elettrico che l'arco elettrico con osmosi o elettrosalatura di trattare parti molto piccole anche se il cliente vi chiede di togliere tatuaggi molto grandi. E bisogna ricordarsi che è molto più semplice fare un tatuaggio che toglierlo. Ricordate al cliente di disinfettare perlomeno 2 volte al giorno e di mantenere la parte pulita fino alla formazione della crosta 4-5 giorni dopo il trattamento. Grazie per la cortese attenzione.